Ciao a tutti e bentornati a Gioco con me, giochi per bambini. Allora, sono di nuovo qui con le nostre piantine carnivore. Avete sentito la mancanza? In particolare con la nostra Venere. Ed è successa una cosa assurda, molto molto particolare, che non ho mai visto. Ovviamente è quello che vedete qui davanti, cioè la pianta che mangia se stessa. Guardate un po' qui. Vedete che si è chiusa in se stessa per introitare la stessa piantina. Cioè, assurda questa cosa, non l'ho mai vista. L'unica spiegazione è che magari appunto una delle due, ovvero quella sotto, essendo nata prima e più sotto spostata, magari quella sopra è cresciuta in modo, cioè, molto molto vicina all'altra, toccando, sapete, i peletti che sono sopra, cioè all'interno del fiore, e quindi la pianta si è chiusa perché ha creduto fosse un insetto. Però la cosa ancora più strana, se questo ragionamento filasse, è che la pianta sa riconoscere se è un insetto, addirittura ci ha riconosciuto un insetto morto da uno vivo, quindi figurati se non riconosce che è la stessa pianta e che quindi non può mangiarla. Quindi queste avrebbe dovuto aprirsi, appunto, avendo capito che non è un insetto da mangiare. Questo è molto molto strano, quindi io chiamo a rapporto tutti i miei botanici, tutti quelli che sono esperti di giardinaggio, di fiori, di piante. Aiutateci a capire cos'è successo alla nostra Venere. Ha preso un coccolone oppure è una pianta che mangia se stessa? Questo è l'interrogativo della settimana, e siccome ho visto che la serie vi piace, continueremo a darvi le news su questa vicenda. Noi ci vediamo prestissimo, un bacione a tutti. Ciao ciao!